La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B verrà chiusa giovedì sera, Palaterme ore 21, dall'interessante sfida fra il Montecatini e l'ambizioso Enic Firenze di coach Andrea Nicolai, una delle squadre più forti e complete del girone. Il match sembra meno scontato di quanto la classifica potrebbe far pensare. I termali infatti arrivano a questo appuntamento dopo un turno di riposo, con un record di 3 vittorie nelle ultime 4 partite e con un organico rivisto e corretto, grazie agli inserimenti di Iannilli, Tiberti e Tommei. I fiorentini invece sono sì al terzo posto della classifica, ma hanno anche già 4 sconfitte sulle spalle in 17 partite e gli ultimi successi sono stati tutt'altro che entusiasmanti. Una partita diciamo abbastanza difficile sulla carta, va detto che loro nell'ultimo periodo hanno avuto un leggero calo, ma restano comunque una squadra piena di talento. Basti guardare i nomi di Poltroneri, Cuccarolo e Berti, senza tralasciare anche quelli che sono lì da molti anni come Passoni, Filippi e tutti quelli del gruppo storico del Pino. Sarà una partita veramente difficile, dovremo anche sfruttare la nostra maggior freschezza perché abbiamo approfittato del turno di riposo mentre loro hanno giocato una partita molto in attesa punto a punto con Alessandria e sperando di portarla a casa, perché sono 2 punti veramente fondamentali, in quanto va detto che dal 9° al 15° posto si balla tra 8 punti, quindi non è neanche impossibile la lotta all'8° posto, anche se per adesso l'obiettivo resta compattarci e ricercare una salvezza che speriamo all'inizio anno. Numerose le iniziative in programma. Il momento più toccante della serata sarà senza dubbio il minuto di raccoglimento in memoria di Kobe Bryant. La società rossoblù, unendo idealmente il ricordo di un ragazzo profondamente legato alla nostra terra, ha invitato alla partita il Pistoia Basket, che sarà presente al Palaterme con una delegazione capitanata dal presidente Massimo Capecchi e dal direttore sportivo Marco Sambugaro. Infine verrà festeggiato l'ingresso di Andrea Nicolai nella Hall of Fame rossoblù.